Benvenuti in questa storia, bambini e bambine che sarete gli adulti di domani, e benvenuti a voi, adulti di oggi. Spero che questa favola reale vi faccia innamorare degli animali e che vi insegni a rispettarli e ad amarli sempre. La passione di una vita racchiusa in un cortometraggio per sensibilizzare su diritti e dignità degli animali si chiama L'aiutante di Zia Lupa ed è il lavoro realizzato dall'insegnante Stefania Schiaroli, animalista fanese, che con una sorta di breve film della durata di 20 minuti, tra recitazione, fumetti e tanto altro, punta ad arrivare al cuore dei più piccoli per educarli all'amore verso tutti gli animali. Una vera e propria missione, quella di Stefania, che nella sua storia, interamente realizzata e scritta da lei, interpreta proprio il ruolo di Zia Lupa. Al suo fianco la sua inseparabile cagnolina Marti Schiaroli ed il nipotino Alan Simoncini. Insieme si batteranno per aiutare gli animali dando loro voce per far sì che tutte le creature siano amate e rispettate. Questo cortometraggio, ha affermato Stefania, nasce come un mio sogno ed ha per lei anche un profondo valore affettivo. Questo cortometraggio l'ho dedicato alla mia mamma, che ho perso a febbraio di quest'anno, e sono sicura che anche dal cielo mi è stata vicino quel giorno, portandomi e regalandomi il sole, che è stato un elemento determinante della riuscita della presentazione. Come Gandhi diceva, che la civiltà di un popolo si vede dal modo in cui trattano gli animali, in cui si tratta gli animali, io vi dico, cercate dentro di voi il vostro sogno più vero e siate quel sogno per cambiare il mondo. Il mio sogno appunto è aiutare gli animali e tutti gli esseri più deboli per i loro diritti, perché anche loro hanno i loro diritti, sono esseri senzienti, sono esseri estremamente sensibili, lo dice la parola stessa. Animali, l'anima è lì, e quindi invito tutti a farsi un esame di coscienza, a rendersi conto di quello che accade nel mondo e a fare un piccolo passo, un piccolo gesto per aiutarli come tutte le altre creature. Alan, lontano dal bosco, avanza all'interno della campagna raggiunta. All'improvviso vede un uomo che sbraita impugnando un fucile davanti a un capanno. Il capanno di quell'uomo cattivo da lui nascosto. Improvvisamente si lancia in una corsa, si dirige verso l'uomo, ma prima che possa raggiungerlo, il lupo gli si pone davanti a volerlo proteggere. Insieme, Alan, Zia Lupa, Marti e il lupo si lanciano contro l'uomo. Momento indefinito. Alla presentazione del cortometraggio, che si è tenuta lo scorso fine settimana alla Bocciofila La Combattente a Fano, erano presenti circa 150 persone, tra cui i bambini e le bambine della Scuola Gentile in cui Stefania ha insegnato, ed il sindaco di Fano Massimo Seri, assieme all'assessorato all'ecologia urbana, nelle persone di Samuele Mascarin ed Emanuela Giovannelli. Il cortometraggio sarà presto in rete e l'obiettivo dell'insegnante è quello di portarlo anche nelle scuole. A dare voce alle parole d'amore scritte da Stefania è stata Anna Rita Ioni. Alla presentazione abbiamo parlato di veganismo, antispecismo e di tanti altri argomenti, ma ci tengo a sottolineare che anche se io sono vegetariana, perché dopo aver visto quello che accade negli allevamenti intensivi non sono più riuscita a mangiare né carne né pesce né prodotti derivanti da animali, io non dico che le persone debbano essere vegetariane, ognuno è libero di scegliere, però vi dico, vi prego, cercate di stare attenti nel non prendere prodotti provenienti dagli allevamenti intensivi, perché quello che accade lì dentro è innarrabile, sono delle crudeltà che nel 2021 non sono più tollerabili, quindi bisogna avere consapevolezza di quello che accade. E un'altra cosa importante che voglio dire è che quando ami, troppe persone dicono aiuti gli animali e gli altri, allora, innanzitutto chi mi conosce sa che io aiuto e amo tutti, ma amare gli animali non esclude aiutare le persone, perché quando ami, quando c'hai l'amore nel cuore, aiuti tutti, ami tutti. Bambini, mi rivolgo soprattutto a voi che siete il futuro, rispettate e amate gli animali, perché sono amore. Vi auguro un grande in bocca al lupo per fare la differenza e migliorare questo mondo.